Fabri Labuse, ogni mio odio per una voce per San Marino per rappresentare Titano all'Eurovision Song Contest 2022. Per il mio odio sarebbe un ritorno, sono già stato sul palco dell'Eurovision nel 2008 e per Labuse invece c'è una storia particolare, ma ci arriviamo con Alma. Fabri, per te sarebbe un esordio invece. Sì. Da dove è nata l'idea di questo progetto? Come è nato questo pezzo e voi portate in gara? Dunque, noi ci siamo conosciuti grazie a una canzone che ha cantato un collettivo di cantanti sanmarinesi, con tutti i cantanti sanmarinesi, alcuni li conoscete perché, per esempio, la Valentina Moretti è molto famosa nell'ambito dell'Eurofest, eccetera. Tutti i cantanti di San Marino hanno cantato questo pezzo e ci siamo conosciuti. Abbiamo messo insieme una nuova canzone e coinvolto loro due e questo è il progetto. Avete coinvolto loro due e sono entrati così, diciamo, a gamba tesa in un progetto e evidentemente se avete sposato vi è risultato particolarmente interessante. È stato magnifico, abbiamo fatto grazie a loro una canzone fotonica, spacca sul pezzo, è fatta ad hoc per i giorni di oggi e poi vi renderete conto di cosa succederà. Ho detto prima che con Labuse c'è una storia particolare riguardo all'Eurovision, infatti una voce di corridoio ti voleva sul palco dell'Eurovision a cantare The Social Network Song. Quindi confermi questa voce di corridoio e gira da un po'. Quali sono i vostri sentimenti, le vostre speranze? Ciò che sentite adesso, prima di esibirvi? Energia mille, vogliamo spaccare il mondo, vogliamo vincere. Siamo anche molto felici, entusiasti. Salire su un palco del genere per noi è, oltre ad essere un grosso onore, è anche un momento molto felice e divertente. Quindi lo prendiamo col sorriso e ci divertiamo molto. E in più abbiamo un brano che è assolutamente all'altezza della situazione, due cantanti che sono straordinari, due voci davvero incredibili. Un led wall alle nostre spalle fatto da un artista sammarinese straordinario che si chiama Barry Collard e quindi ci giocheremo le nostre carte e vedremo come andrà a finire. Io vi ringrazio per questa intervista, per queste dichiarazioni e in bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao a tutti. Ciao.